Se lo rifarlo, chiediamo, inizieremo le riconoscibili. Che alla fine della campagna politica non è venuto una volta qua a Italpizza a vedere cosa stanno facendo ai lavoratori, stanno picchiando i lavoratori e tutto, e il comune sta in silenzio in tutta questa cosa, e a Modena è pieno di questi magazzini dove c'è lo sfruttamento, c'è la mafia e tutto, e c'è un silenzio, un'omertà incredibile in questo comune qua. Noi stiamo chiedendo qua mica niente, stiamo chiedendo i diritti dei lavoratori, e questo comune parla di cosa? Mai una volta siete venuti là, caro Mussarella, mai una volta siete venuti là a vedere i lavoratori e a controllare come sono trattati nei magazzini, ma non solo là, in tutta Modena c'è questo trattamento, e voi silenzio qua dentro queste stanze qua a sedere, ma cosa dici? Venga là a vedere, viene, no, viene tra i lavoratori a parlare, a vedere le condizioni in cui sono, non dai padroni, non a vedere i padroni come stanno, sai, caro Mussarella, e anche gli altri consiglieri, qua c'è un pericolo e l'unica cosa che fanno i lavoratori è menarla, solo menare i lavoratori siete capaci, Mussarella, perché sei con i Italpizza e prendi soldi ai Italpizza, Mussarella ti chiamo, perché è incredibile questo fatto, che nessuno intervenga in questa cosa. Questo intervento è improprio. Non è improprio, non è improprio, perché è 8 mesi che i lavoratori sono lì e chiedono i loro diritti. Le istituzioni non sono venute una volta a parlare con i lavoratori, anche da altre parti, cioè se ne sono fregati. Questo è un consiglio di sinistra, questo dovrebbe essere. Ma quale sinistra state dicendo? Eletto dai cittadini. E allora cosa diciamo a questi lavoratori? Cioè, volete intervenire in un rispetto di